Pensare, vabbè, i film. Visto che adesso siamo a tema, i film di Spider-Man. Allora, ecco, Trilogia di Raimi. 2002. parliamo. Luglio. Io l'ho visto proprio quel giorno lì, io l'ho visto due volte, dicevo, cazzo, ma mi sta piacendo talmente tanto che mi sento male, c'avevo la varicella, mi è venuta la varicella a 16 anni guardando questo film. Allora, naturalmente l'emozione che provi a vedere per la prima volta sul grande schermo il personaggio dei tuoi sogni è incredibile. Certo. Detto questo, io faccio sempre un discorso che da chi mi segue mi ha visto fare più volte e che non viene sempre capito. Che pur amando tanto a livello emotivo i film di Raimi, non riesco ad apprezzarli come li apprezzai un tempo. E ti dico perché, e Pesante. ti dico perché. Diccelo Allora, subito. tralasciando il discorso della scelta dell'attore, della scelta del cast, che lì sono visioni Poi ti dico la mia su questo, vai, vai, vai. Anche di Raimi, di chi ha fatto il scelte di cast, di produzione, scelte di insomma. produzione. Ci sono state talmente tante versioni dello stesso personaggio, anche dal punto di vista estetico, che uno può interpretarlo come vuole. Quello è il mio personale gusto, io non ho mai visto in MacGyver un Peter Parker. Lasciamo anche da parte il discorso dell'aspetto estetico del costume, che a me non ha mai convinto, quello neanche all'epoca. Il fatto che non gli fai il lanciaragnatele perché è impossibile che un quindicenne si produca un lanciaragnatele mentre si produce a casa quel bel costume con le ragnatele Quello sì, in metallo. facilissimo, E facilissimo. esatto, va bene. E poi la cosa che diciamo mi ha lasciato sempre un po' l'amaro in bocca guardando a posteriori, sono due in realtà. La prima è che credo che Raimi, essendo lui comunque un fan, si sia fermato al primo livello di quelle che sono le caratterizzazioni dei personaggi. Quelle che lui ha visto da lettore da ragazzo. Sì. Io ricordo la storia che lui aveva il dipinto di Spider-Man sulla testata del letto. Ah, non la sapevo, Sì, non la sapevo. Sam Raimi e fratello avevano questo dipinto enorme di Spider-Man quando erano piccoli, perché erano grandi appassionati dei No, non lumaci. lo E sapevo. c'era questo dipinto fatto Sì. dall'artista. Per dirti, Zia May è un personaggio che Proprio vecchia scuffiona, nei film di esatto, Raimi. al netto di Peter, mettiti le galosce, Peter, non ti voglio stare attento, è un personaggio che ha due palle così, che si è cresciuto un quindicenne da sola con la pensione. Ora, mi rendo conto che nelle pellicole non hai il tempo di andare a approfondire così. Però un po' si vede questa cosa, cioè la difficoltà che lei ha nell'andare avanti, nel pagare le bollette, cioè tu non vedi effettivamente lei che lavora e fa delle cose, però vedi lei che ha un po' di difficoltà e Peter dice peso su sta vecchia, mannaggia, e poi lei gli vuole dare i soldi per il regalo di Ah, compleanno, e sì. Peter dice ma che mi dai, tu non ce la fai E lei, no, 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 nemmeno, invece te e li invece pigli, te li devi sì, pigliare perché è il quello tuo regalo, effettivamente. il tuo compleanno, cioè secondo me... Te lo fa intendere, non c'è il tempo di raccontarlo, questo è vero, c'hai ragione, però te lo fa intendere. Io per assurdo, con tutto che le pellicole di web non mi sono piaciute, la May di Sally Fields io Funziona un po' di più, la perché trovo la più vedi convincente. effettivamente più Sì, attiva, un po' che fa più. delle cose Sì, effettivamente. sì, sì, sì. E si razza mai di Sam Raimi, è proprio la vecchia vecchia che sta lì, fa le Non mi cose. Però tornava. ogni tanto dice quella roba bella, importante, quando sta buttando via i fumetti, Peter Ah, si incazza quello e dice, sì. ma come stai buttando i miei fumetti, che Quello cazzo? sì, quello sì. Nerd, qualsiasi nerd presente in questa chat al Mamma momento, mia. uguale. Altri personaggi sono appunto. Poi vabbè, una cosa che non mi piace è il fatto che lui cerchi sempre, Raimi, almeno per i primi due film, di tagliare con l'accetta il lato buono e il lato cattivo del villain. Cioè il Goblin. Allora, c'è quella scena Ti deve far bellissima. vedere che sono tipo schizopatici. Quella scena bellissima di Defoe che parla allo specchio e che cambia espressione, che sta parlando Proprio col suo Goblin. Gollum, fai il Gollum. No, Ecco, quella roba lì nel fumetto non c'è mai non stata. esiste. E anche, ad esempio, Octopus, che in realtà sia vittima dei tentacoli che gli fanno. Ha Esatto. ragione lui! Che lui è buono, però il chip di controllo lo fa Ma quello va sbarellare. bene. Allora, mettiamo anche quella che è una lettura dello sceneggiatore, che a me da fan di lunga data non fa impazzire, ma va bene, mettiamo caso che anche quello che dico sempre è che nei film di Raimi vedo tanto Raimi che
che lotta con Spider-Man. Così spiega, tanto, spiega, definisci. Quando si tratta di registi che hanno questa cifra autoriale così ben definita, in cui capisci che è Raimi da una qualsiasi inquadratura che fa, okay, perché lo vedi, un regista autore, non mero esecutore del compitino, io credo funzionino di più con personaggi che non hanno tanto sotto. Ti faccio un esempio, i Guardiani della Galassia di Gunn. Okay. Perché funzionano? Perché a coprire il vuoto narrativo che c'è dietro i Guardiani della Galassia, perché parliamoci chiaro. Sì, ma alla fine chi cazzo non, sono? Non c'è niente. C'è un regista autore che ha funzionato molto bene anche con la Suicide Squad. Verissimo, super divertente. Perché è un film in cui sono tante figurine spendibili che muoiono in maniere stupide in mano a un autore estremamente consapevole, estremamente riconoscibile, con una cifra stilistica, con una grammatica ben precisa. Quando si parla di un personaggio che ha un ingombro così importante come Spider-Man, io non vorrei vederlo lottare nello schermo con il regista. Ti faccio un esempio su tutti. Dimmi. Spider-Man 2. La scena di Octopus che viene... tentano di operarlo per rimuovergli gli arti. Ok, super horror. Super scena. Horror, super Raimi. È Raimi che ci ricorda che è Raimi che ha fatto la casa, a un certo punto, proprio la scena. Proprio quella, l'accetta. Ecco, io quella cosa... pur capendo perché la fa e pur apprezzandola, non la sento... di Spider-Man. Non la sento di Spider-Man. Ok, capito. Mi urta. E io non voglio vedere l'autore regista che giustamente sgomita con il suo personaggio. Quello è una cosa che, paradossalmente, per personaggi così potenti, e dico una cosa che è la morte della narrazione. Vediamo, sentiamo questa bomba del tizio. Preferisco più registi compitino. Ah, è come John Woods. Allora. È come John Woods, perfetto. Allora Spider-Man di Tom Holland è il tuo preferito? No. No? No. Manco? Nemmeno? No. Ancora non ci no, siamo? No, lì non ci siamo per ancora altri motivi. Siamo. Lì non vabbè. Ci siamo per altri motivi. Vabbè, la tiziata, ragazzi, è arrivata la tiziata. vabbè, allora, ti dico una cosa. Prima, cioè, volevo dirti proprio questo, il fatto del cast, la scelta, mi è stato detto, madonna mia, ma quando piangono nei film di Spider-Man, direi, mi sono veramente esagerato, eppure quando ridono, cioè, hanno delle facce con delle espressioni assurde, e io rispondevo, loro sono naturalmente figli della visione di Raimi, e Raimi è grottesco. Sì. Raimi è estremamente grottesco. Sì. E ha scelto delle facce giustissime per esprimere al massimo delle emozioni ricordando il fumetto. Cioè, secondo me, i film di Raimi, al netto dei difetti, che ce ne sono tanti, al netto delle cose belle, cinematograficamente parlando, sono quelli più fumetto degli altri. Perché sì. c'hanno un modo di vedere il cinema che ha poco a che fare con il cinema di Hollywood. Sì. Non sono patinati, non sono imbellettati, sono anche goffi in certi momenti. Cioè, quando arriva il Goblin la prima volta all'inaugurazione della Oscorp, insomma, ci sono tutti i palloni. Sì, sì, sì. A un certo punto, tipo, gli si rompe l'aliante alla fine, lui fa una piroetta tutto storto e se ne va via. Ci rivedremo, Spider-Man! Sì, sì, sì. Sì, quella sì, cosa sì. Dici, ma questo è un cattivo, cioè, non dovrebbe fare una cosa del genere. Oppure quando rapisce l'uomo ragno, poi gli dà pure lo scappellotto in testa, tutti scemi. Sì, sì, sì. Cioè, sì, sono delle cose strane, delle cose strane, proprio da fumetto. Secondo me che Raimi, secondo me, ha convogliato strabene. Poi, al netto di tutti i problemi che ci possono essere. Allora, io specifico, stiamo parlando di film che comunque dal punto di vista della qualità cinematografica sono superiori a tutti quelli che sono venuti dopo. Okay. Io non sto discutendo sulla qualità del film, dell'unità narrativa, dell'autore Raimi, di tutto quello che è stato il cast creativo. Okay. Io da amante del fumetto trovo determinate cose che non mi tornano. Però non è che le abbia trovate che tornavano negli altri film. Okay. Negli altri film salvavo dei singoli elementi in un guazzabuglio di cose che non funzionavano. Io se c'ho una critica da fare alla trilogia di Raimi è che sono tre film uguali. Film sì. Sostanzialmente identici. Sì, sì, sì. Peter ottiene i poteri e deve imparare a usare i poteri. Questo in tutti e tre i film. Sì, 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 all'inizio perché lo ottiene, nel secondo perché li perde e poi li recupera, nel terzo perché c'è il costume e sono diversi. Sì, sì, sì.
Mary Jane è sempre stronza e fa il tira e molla con un altro ragazzo. Sempre, per tutti e tre i film. Il primo è... sembra che ci sia qualcosa con Harry, poi il primo è Flash. Poi il secondo è il figlio di Jameson. Nel terzo poi con Harry. Sempre, deve succedere sempre questa cosa. I cattivi di Raimi, di Spider-Man, hanno sempre a che fare con la famiglia di Spider-Man. Con la famiglia di Peter Parker, sempre. Hanno sempre qualcosa che ha a che fare con la famiglia di Peter. Che erano delle cose che Ditko stesso criticava a Stan Lee, quando Stan Lee voleva proporre che, insomma, l'identità segreta di... non mi ricordo quale personaggio fosse... un personaggio della famiglia di Peter, o comunque uno vicino, fa: ma possibile che tutti quelli che becca Spider-Man di Riffa o di Raffa siano sempre personaggi vicini a lui? Così fu. Ed è così è nei film. Sì. Sono questi tre elementi che ritornano sempre nella trilogia di Raimi, che un po' me lo fanno odiare, perché vedi... inevitabilmente vedi un pattern. Sì. Cioè, anche se non vuoi pensare alla produzione del film, cioè, ma cazzo, sono uguali, cioè, racconta sempre la stessa cosa. A me viene da pensare che quel pattern si riproduce più volte, a volte nello stesso film. Quando, ad esempio, nel 3 gli hanno imposto di perché il 3 poi deve raccontare più cose da capo. Praticamente Spider-Man fa tre finali commoventi di fila. Sì. Venom muore, cambia scena. Poi va dall'uomo sabbia che va via. Altra scena triste, con i temi sonori che si interrompono e passano e cambiano col cambio di scena, una cosa proprio che la vedi che Raimi, secondo me, ha detto: porca troia, perché mi hanno fatto fare sta roba. Però sì, mi trovo d'accordo con... non ci avevo riflettuto. È bello, perché comunque sono cose che hai davanti agli occhi, ma che non riesci mai a rifletterci finché non hai un punto di vista esterno. È molto... io non so voi, ma io credo che sia stata... cioè, che sia un bel dialogo. Io sono contento e sono stimolato, e spero che stia stimolando anche voi. Non... ero sicuro che poteva arricchirmi o arricchirci. Sì, magari sì, anche sono la chat, totalmente convinto. Basta così. Basta così. No, ce ne sono altri 7 dopo. Ma va bene così. Non no, c'è come bene. Va bene? Altri 7, potenzialmente altri 10, perché ne devono...